E ciao ragazzi e bentornati sul canale, rieccoci con Dragon Ball Z da Kakarot, questa volta con la nostra storia principale, ovviamente se possibile in italiano. Quindi ci siamo lasciati con Goku e Gohan che sono usciti dalla stanza dello spirito del tempo, e dopo il programma di Gohan di allenarsi 3 giorni di allenamento, 3 giorni di riposo, ora siamo tornati a casa e andiamo a vedere Kiki come sta. Salve Kiki. ゴクーさん、修行さん終わったんだろ?だったらたまにはどっかにお出かけするべ。終わったわけじゃねえけど。まあ、いっか。なら決まりだな。せっかくゴクーさんが免許も取ったし、夫に大きな車でも借りて家族3人でご飯にでもドライブに行くだよ。Giusto, Goku, aveva preso la patente con Junior. そっか。なんか準備はいるか? Quindi vai a pescare e cerca di prendere qualcosa di sostanzioso. Ai suoi ordini, signora, tornerò con il pesce più grosso del fiume. Selvaggine di qualità, carne di coniglio surgelata e pesce gigante e grasso. Forse dovrei averli nell'inventario. Raccogli i materiali necessari per chi? Quindi... Ah ok, a posto, dai materiali che ha raccolto. Quindi ragazzi, come avete visto, non serviva neanche che andiamo in missione, perché comunque le cose già ce le avevamo nell'inventario. Quindi lo stesso vale per voi. Quando state in mappa, esplorate, prendete tempo, perché così, in questo modo, vi trovate materiali per le missioni future. Consegna gli oggetti raccolti. Sì. Pensa a te, non sono neanche uscito di casa. いい匂いがすっぞ。せっかくだし、新しい料理に挑戦してみたべ。料理の幅も広がったから期待していいだ。おお、そりゃ早く食ってみてえな。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。そんなら早く出発して。んだな。 みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。みんなで均等に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねえべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんか?そういうもんだ。 悟空さん、初めて会った日に二人で均等に乗ったこと覚えてるだか。もちろんだ。馬上船を借りに亀仙人のおじいちゃんに会いに行った時のことだろ。なんだ、あの時、オラ悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。ほっ、そんだ。今になってみるといい思い出だべ。 結婚を約束したいから天下一武道会で再会するまでオラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。お母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。父さんが心臓病で倒れている間本当に心配そうだったもんな。そうだ、せっかくだからしばらく二人きりにしてあげよっと。あの、 僕、ちょっと用事を思い出したから、二人は先に行ってて。僕もすぐ追いつくから。え?ちょっとごはんちゃん。大丈夫だよ。目的地は分かってるし、車より武空術の方が早いから。しばらく二人でドライブしててよ。そうけ? それじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発するだ。
これからどうしようかな。ん?電話だ。誰からだろう。はい。もしもし?ご飯ですけど。あ、ご飯くん?私よ、ブルマ。あのさ、ソン君いる?え?お父さんですか?お父さんはたった今、お母さんと出かけちゃいましたけど。 どうかしたんですか?あの、今うちでクリリン君が連れてきた人造人間を修理してんだけどさ、頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけで、調べてみたらご飯君の家の近くでしか取れない鉱石を使ってるらしくてさ、ソン君に取ってきてもらおうと思ってたんだけど。 Memorite. Forse dovrei avere anche questa nell'inventario. Hai, wakarimashita. Sore o motte ikeba ii in desu ne? Sore ja, yoroshiku ne. 暇だったし、ちょうどいいや。よし。 La trasformazione di Super Saiyan di Gohan è ora disponibile. Raccogli i materiali necessari per Bulma. No, non ce li ho, quindi dobbiamo raccoglierle. Ok, ragazzi, ora che noi siamo nei panni di Gohan, abbiamo un bel po' di quest secondarie da fare. Ovviamente io le ho già fatte, le trovate nella seconda playlist, sempre sul canale. Quindi qui seguiremo la serie principale. Qualora aveste difficoltà, sul mio canale trovate comunque la playlist completa con tutte le quest secondarie. Quindi mi raccomando, prima di fare quello che Bulma vi ha chiesto, andate a fare le quest secondarie. E noi ora ci dirigiamo a cercare questa memorite. Quindi vediamo la mappa ed eccola qui. Aggiungiamo il luogo per la raccolta della meteorite che serve a Bulma. E tramite il nostro sensore key cerchiamo la meteorite, che è questa qui. Ne servono altre due. Due. Un'altra e abbiamo finito. E con questa sono tre. Ovviamente, ragazzi, non vi ho fatto vedere le posizioni esatte delle meteorite, però credetemi, è davvero semplice. Tramite il sensore key le troverete in un battibaleno, quindi vi basterà girare intorno a queste tre rocce qui alte, una, due e tre, e le troverete senza problemi. Ora portiamo la meteorite a Bulma e vediamo se riuscirà a riparare questo androide. Ed eccoci a West City. Quasi dimenticavo, ragazzi, purtroppo questi episodi difficilmente riuscirò a doppiarli in italiano, perché comunque sono scene che nell'anime originale non ci sono, o meglio ci sono ma sono veramente dialoghi di pochi secondi, e quindi mi è difficile portarvi il doppiaggio in italiano, però spero comunque apprezziate il gameplay. Allora Bulma, eccoci qua. Bulma-san, omatase-shimashita. これでいいんですよね。うん、それそれ。上出来よ。ありがとう。あとはこれを使ってチップを作れば。で、ちょっと、その姿は何よ。ケスチュアッソ。はい。あの、この姿には。あ、フォースブーバーのナビストケゴアンネラスーパーサイヤン。事情って何があったらそんな。 冷静に考えたら、あんたたちサイヤ人は元から無茶苦茶だし、そんなこともあるわよね。いちいち突っ込んでたら、こっちの身が持たないわ。さ、
さすがベジータさんと一緒に住んでるだけあって、とにかく素材を持ってきてくれてありがとう。はい。逆に驚かせちゃってごめんなさい。 Vabbè, Gohan, il solito ragazzo tranquillo. でさ、アコハン君、どうせなら人造人間なら見ていかない？大丈夫だとは思うんだけど、やっぱり何が起こるかわからないしさ。そうですね、わかりました。これが人造人間、お父さんを殺すために作られた存在か。 いやー、できたできた。うまくいったんですね。うん、ここまではね、ゴーハン君が持ってきた功績がうまく適応したわ。小さいけど、このチップこそが人造人間にとっての命ってところね。さて、あとはこれを頭に入れれば。さて、 よし、動けたわね。あんた名前は言える？名は16号、人造人間16号だ。そうか、俺はクリリンに連れてきてもらった。オッケー、記憶回路も順調に動作してるみたいね。成功じゃな。やった、お前たちが俺を直してくれたのか。ありがとう。何、別に構わんよ。 Che poi diventano amiconi questi due nell'anime. Per quello che dura. Son Gohan. Giotto, Son Kun no musuko dakara tte abarenai de yo. Sonna koto wa shinai. Ore no mokuteki wa Son Goku dake da. Ah, so. So iu no wa assari shiten no ne. Jitto mitsumete. Nanda? Akase. Nanda ne? Kono karada wa どこまで治っているか動いて確かめたい。近く。うん、まあ構わんが。孫悟飯、お前も来てくれるか。え、悪いけど行ってくれる？まだ動き出したばっかりだし、一応暴走するようなことはないと思うんだけど。わ、わかる。Quindi lo testo io, ci combatto contro. 俺は先に行く。森で会おう。 ごはんくん、よろしく頼むわね。はい。どうですか、体。悪くない、完全に治ったと見ていいだろう。それは良かったですね。あの、あ、あの、 あなたは動物が好きなんですか？ああ、彼らは俺に安らぎを与えてくれる。僕も動物は好きです。将来は学者になりたいと思ってるくらいですから。それはいい夢だ。お前ならいい学者になれるだろう。あの、あなたは本当に僕のお父さんを 殺すつもりなんですか？シーベ、あ、かっぱけのペンツ、オッケー、いいよ、オートのパルメッテロ、ちょ、いいよ、ゴーアン、オートのパルメッテロ。そうだ、それが俺に与えられた、それ以外には何もない。だから俺は欠陥品として封印されていたのだ。え、俺は争いが好きではない、兵器としては欠陥品だろ。だからって封印するなんて。かして毒とあげろが言っていた。 俺の姿は、ドクターゲロの亡くなった息子の姿を模しているだが、勇猛だったという彼とは似ても似つかん。戦いを好まない俺は、そんな俺は、ああ、エッコ、こんなとこに集まってやがったか。なんだお前たち。そいつらをこっちに渡しな。 怪我にして高く売るんだからよ。なんだと。<笑>しかし運がいいぜ、動物どもが一箇所に集まってるなんてな。こいつら密猟団か。孫悟飯。はい、あんな奴ら
Quindi siamo alleati. Vabbè, sono dei robottini, ragazzi, che col livello che siamo attuale li facciamo fuori in pochissimo tempo. Certo, se riuscissimo a colpirli, ovviamente. Vabbè, andiamo a cazzotti, no? Ma se ho fatto tutto io, ci sei, dici? Sorini. Ore no shuri mo tezudatte kureta sou da na. Yes, sonna. Jitsu o yuto. Ore ga omae o koko ni sasotta no wa omae no yousu ga ore no motsu data to wa chigatte ita kara da. Hontou nara omae to te awase shite tashikameyou to omotta ga jama ga haitta okage de sore o shinakute sunda. Dou yara 昔のお前とは次元そのものが違うようだな。おそらくはお前がセルゲームの鍵となるに違いない。僕がですか？お前も俺と似たものを感じる。え、さあ、そろそろ戻ろう。あまり時間をかけると。はい、僕と16号さんが。 どうだったね。完全に元通りになっていた。聞いたわよ。密漁者を捕まえたんだって。ドカン。じゃあリフレッタの人。さすがソン君の子供と人造人間ね。いえ、そんなこと。そうだわ。今日はうちで晩ご飯食べていきなさいよ。用事を。そんな遠慮することないわよ。せっかくだし泊まっていきなさいよ。 E abbiamo anche ottenuto l'emblema di C16, ragazzi. Gohan ga ie ni kaeri shibaraku tatta koro. L'attacco delle forze militari è impressionante. Il nemico ormai è completamente circondato. Il nostro esercito non risparmia i colpi. È incredibile! Cell è ancora vivo! E non solo! A quanto pare non si è fatto un graffio! Non farlo, Cell! Non distruggerli! No, non doveva farlo! Ascolta, Kiki, tu e i ragazzi andate pure sull'isola. Io prima devo fare un salto da Junior. Oh? Ma come? Che cosa ci va a fare da Junior? Lui che c'entra? Non lo so. Ciao a tutti! Allora, si può sapere perché sei venuto? Ho una cosa da chiederti. Non potresti dividerti in due come prima, quando tu e il Supremo non eravate ancora un solo essere? Che cosa? Ora mi spiego. Quando tu e il Supremo vi siete ricongiunti, le sfere del drago sono sparite, giusto? Dobbiamo trovare un modo per riaverle. E così da far tornare in vita tutte le persone innocenti eliminate da Cell. Mi dispiace molto, Goku. Ma quello che stai chiedendo è irrealizzabile. È per questo che ho esitato a lungo prima di unire il mio corpo a quello del Supremo. Sì, capisco. Questa proprio non ci vuole. Come possiamo fare? Ehi, Gohan mi ha raccontato che tutti i sopravvissuti di Namek in seguito all'esplosione si sono trasferiti su un altro pianeta. Potremmo rivolgerci a loro. Che cosa ne dici? Perché? Se qualcuno dei Namekiani accettasse di venire qui da noi per sempre, allora noi potremmo avere un nuovo Supremo. E con lui comparirebbero di nuovo le sfere del drago, giusto? È vero. Basterà fare un salto nello spazio e cercare il loro nuovo pianeta. Goku wa Kaiou-sama no tatsuke o kari, arata ni Namek seijin tachi ga ijuu shita hoshi no basho o sagashi ateta. Arata na Namek sei e shunkan idou shita Goku o matte ita no wa 自分たちを救った英雄として歓迎するナメック星人たち。悟空は地球の事情を話し、新しい神様になってくれるナメック星人はいないか最長老ムーリに尋ねた。ムーリはそれなら適任の者がいると悟空に紹介する。そのものとは。
Ma quello è Dende! Dimmi, Goku, è lui il nostro nuovo supremo? Esatto. Beh, io vado a prendere Gohan e Krillin. Chissà come saranno contenti quando ti vedranno. Torno subito! Krillin, Gohan, come sono felice di rivedervi! Mi venga un colpo, è proprio lui! Allora dimmi, Dende, è vero che sarai tu il nuovo supremo? Beh, sì. Sapevo che eri speciale. Sono contento che hai deciso di aiutarci. Grazie tante. A proposito, Dende, sei sicuro di poter ripristinare le sfere del drago? Devo saperlo. Sentite, penso di riuscire a preparare le nuove sfere entro 100 giorni, va bene? 100 giorni? Se aveste ancora le sfere che usavate prima qui sulla Terra e il modello del drago, in quel caso potrei ricostruirle subito. Dici sul serio? Quelle sfere dovrebbero essere ancora da qualche parte, sul pianeta, trasformate in pietre. Beh, scusa, ma come funziona con i desideri? Ne possiamo esprimere 3 come facevamo sul pianeta Namek? Certo. E se non vado errato, esprimendo un solo desiderio c'è la possibilità di far tornare in vita più persone contemporaneamente. Per esempio, potremmo chiedere al drago di far resuscitare tutti quelli eliminati da Cell. Beh, sì, è possibile. Basta mettersi d'accordo in modo da formulare correttamente la richiesta. A quel punto, però, vi rimarrebbero solo 2 desideri da esprimere. Molto bene, ragazzo. Allora direi che possiamo procedere. Ecco fatto, le sfere del drago sparse per il pianeta sono state riattivate. Come così presto? È davvero fantastico! Perfetto, il piccolo è davvero dotato di un grande talento. Molto bene, adesso non ci resta che chiedere a Bulma il radar cerca sfere e andare a raccoglierle. Gohan, non è più necessario che ti alleni. Se vuoi puoi restare qui insieme a Dende fino all'inizio del torneo. Ma papà, ne sei sicuro? Tranquillo, tranquillo, andrà tutto bene, vedrai. Ciao ragazzi, ci vediamo presto! Io direi di fermarci qui per queste prime ore di pace del Cell Game. Come sempre vi invito a mettere like, a commentare e a iscrivervi al canale. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto da Mizaragaret. Ciao, Guaglione!